voglio cominciare questo nostro incontro, perché lo chiamo incontro, io non voglio parlare di comizi ma di incontro, perché i cittadini che ci stanno sostenendo un progetto di libertà. Noi non ci siamo fatti mettere il cappello da nessuno, né dal senatore di turno, né da sottosegretari che poi hanno dato il simbolo del nuovo centrodestra a Totò Burrafato, perché ieri sera non ho avuto il tempo di poterlo dire. Le nostre scelte sono libere da qualsiasi condizionamento, perché il nostro scopo è quello di dare una speranza di cambiamento a questa città. Voglio partire da un attacco che mi è stato fatto ieri sera, perché qualcuno ha detto che dicevo delle bugie per quanto riguarda il mutuo che ha contratto l'amministrazione con la Banca Carige. Io mi sono andato a prendere i documenti, il mutuo c'è, è stato stipulato dall'amministrazione comunale e prevedeva 296.000 euro per gli impianti di videosorveglianza. Vogliamo sapere che cosa ha fatto di questi soldi l'amministrazione Burrafato. Ha contratto un mutuo con la regione siciliana di 1.800.000 per i debiti che ha l'amministrazione comunale nei confronti del lato rifiuti. Non sappiamo che fine hanno fatto questi soldi. Sono stati sempre messi in bilancio, ma non sappiamo come sono stati spesi. Abbiamo parlato dello sviluppo diverso della nostra città. Qui ancora si parla di reindustrializzazione e, come diceva bene Francesca, parliamo degli operai Fiat, che qualcuno si erge a paladino di questi operai Fiat, nulla sapendo che tutti noi abbiamo sostenuto questa lotta, tutti noi abbiamo fatto giornate di sciopero pur lavorando in altre aziende per gli operai della Fiat di Termini Imerese. Nel nostro programma, proprio per questo, abbiamo escluso lo stabilimento della Fiat di Termini Imerese dal programma, perché riteniamo che se Marchion domani mattina vuole fare le automobili a Termini Imerese le può fare, domani mattina può venire a Termini Imerese e fare le macchine come si facevano un tempo, ma purtroppo non c'è questa possibilità, perché è stato firmato un accordo di programma 3 anni fa con la firma del sindaco Burrafato, con la firma del presidente della regione e dei ministri che si sono succeduti, dove si decretava la chiusura dello stabilimento Fiat di Termini Imerese, e questo lo dobbiamo ricordare. E sono 3 anni che ci prendono in giro e non c'è stata una soluzione in questo senso per trovare un posto di lavoro in più rispetto a quello che la Fiat dava fino a qualche anno fa. Sono 3 anni che ci prendono in giro con le trattative con Invitalia, che dice ma no, forse può venire De Tommaso ed è stato arrestato, ma forse può venire Di Risio, 90 milioni di debiti e non poteva venire a Termini Imerese, forse poteva venire Cimino con le macchine elettriche ed è stato arrestato, tutti amici di questa amministrazione e del senatore di turno. Non ci sono le condizioni in questo momento per costruire un stabilimento Fiat come lo era un tempo, perché la Fiat a Termini Imerese non vuole investire assolutamente un euro per questo territorio. E noi per questo abbiamo chiesto sempre di risarcirci per quello che hanno fatto nel nostro territorio. Hanno distrutto un'area bellissima, delle spiagge bellissime, dopodiché chiudono e se ne vanno. È vero, la Fiat ha dato molto lavoro, ha fatto sopravvivere parecchie famiglie, migliaia di famiglie, ma dopo che se ne vanno questo territorio va risarcito. C'è un debito ecologico ed economico e sociale che non ci possiamo permettere, non ci possiamo più permettere. Che cosa parliamo ancora? Di reindustrializzazione e di interporto, un interporto finanziato con 78 milioni di euro, non sappiamo se questi finanziamenti resteranno a termine, ma in ogni caso dobbiamo vigilare su queste costruzioni di cemento, perché sono costruzioni di cemento e non sappiamo nemmeno l'impatto ambientale che hanno nel nostro territorio e nella zona 3 della zona industriale. Un interporto che non servirà a nulla, perché voglio ricordare che un interporto non è un porto più grande, è un edificio dove si stoccano delle merci,
ma quale merci si producono oggi in Sicilia? Quale merci, me ne dicano uno solo, per cui possa dare giustificazione ad un intervento di 78 milioni di euro? Qui vuol dire che c'è qualcuno che ci vuole mangiare sopra e bisogna vigilare su questo, perché come mi diceva oggi un mio amico carissimo, possiamo essere l'Expo di Termini Imerese, quello che è successo a Milano per l'Expo può succedere a Termini Imerese con tutti questi investimenti che si vogliono fare nella zona industriale di Termini Imerese. Noi abbiamo una concezione diversa dello sviluppo, a partire da quello che abbiamo, lo abbiamo detto in tutte le salse, dalle terme. Non capisco perché si imbottiglia l'acqua di Sirmione o l'acqua delle Cinque Terre e la nostra acqua termale, che è considerata tra le migliori al mondo, non si può imbottigliare e commercializzare in tutto il territorio nazionale ed europeo. E da questo far ripartire l'economia, riempire il Grand Hotel con le persone anziane che possono svernare qua, li portiamo dal nord Europa, dal nord dell'Italia, li facciamo venire qua, dove c'è un clima adatto per i nostri anziani. Perché non si fa promozione? Perché ci sono interessi altri, non gliene frega nulla di fare uno sviluppo alternativo a questo territorio, perché l'economia è stata basata su interessi di altri e che non hanno nulla a che vedere con la collettività termitana. Noi questa sera ci siamo divisi la piazza, era previsto un sorteggio per una questione di signorilità anche nei confronti del sindaco uscente. Abbiamo deciso di dividerci la piazza mezz'ora per ciascuno, e quindi io, siccome sono una persona sempre rispettosa degli impegni che prendo, vado alla conclusione. Noi oltre alle terme, come dicevamo in altri posti, oltre allo stabilimento Fiat abbiamo scoperto che ci sono 5 km di spiaggia bellissimi dove ci sono soltanto 50 addetti. Queste aziende sono disponibilissime a spostarsi e lì cominciare a parlare di un altro tipo di sviluppo per la nostra città. Una città, come diceva Provvidenza prima, ricca di storia, 2500 anni di storia mortificati dalle amministrazioni che si sono succedute in questi anni, dove la cultura è stata mortificata, dove le nostre antiche vestigie sono state abbandonate al loro destino e nessuno le conosce. Vogliamo far diventare questa città una città solidale, perché le condizioni economiche e sociali della nostra città sono ridotte veramente ad un disastro sotto tutti i punti di vista, e quindi dobbiamo essere nelle condizioni di fare comunità, di intraprendere un percorso dove dobbiamo aiutare chi ne ha più bisogno. Pensiamo ai disabili, agli anziani. Per quanto riguarda gli anziani, voglio dire che stanno smantellando la casa degli anziani. Ieri sera il sindaco ha detto: ah, ma ci costa troppo, perché così facciamo una residenza sanitaria assistita, cioè per i malati di lungodegenza, dove naturalmente le cooperative che le vanno a gestire guadagnano per 4 volte. E questa è la concezione della solidarietà a Termini Imerese. La casa degli anziani ci costa troppo, perché voglio capire perché non è stato mai pagato un euro per il canone che la cooperativa che la gestisce lo deve fare ogni anno per il comune. Non c'è un euro di entrata per il canone che devono pagare, e il comune paga soltanto 5 rette per gli anziani che ne hanno bisogno, tutti gli altri si sostengono da solo con la loro pensione. Noi abbiamo un discorso diverso da fare, noi sulla solidarietà ci crediamo, e quindi i nostri anziani devono rimanere in quella casa per gli anziani, perché è una casa rivoluzionaria, perché è al centro della città, perché gli anziani sono integrati con il tessuto sociale della città, hanno il bar, il panificio, la chiesa, le persone passano là, i nostri anziani si sentono ancora gratificati di essere vivi in un territorio che però deve continuare a essere ancora vivo. Qui hanno fatto morire tutto, la pesca, la cultura, l'agricoltura, qualsiasi tipo di economia, e chiudendo la Fiat è morto l'ultimo spiraglio economico che ci poteva essere in questa città.
non mi dilungo perché sono rispettoso dei tempi, ma noi vogliamo cambiare questa città, vogliamo spazzare via la classe dirigente che c'è stata in questi anni e che ha mortificato la dignità di ogni cittadino, e vogliamo far rinascere Termini splendida come un tempo. Grazie. Scusate, nella foga ho dimenticato di presentare i miei due assessori, che sono Andrea Zuccaro e Anna Rita Cosentino, che ci affiancheranno in questo cammino sicuramente faticoso, ma che affronteremo con grande dignità. Grazie.